Ciao a tutti, location diverso per fare un video diverso. Infatti, dato che siamo ormai a luglio, cioè quasi la metà di luglio, vorrei fare con voi un recap delle letture che ho fatto finora, cioè per la prima metà del 2020, questo 2020 assurdo. Tutti in questo periodo stanno facendo il Mid-Year Freakout Book Tag, cioè insomma il book tag che riguarda come è andato l'anno di letture fino ad ora. Io l'ho fatto l'anno scorso, mi scoccio di rifarlo e quindi eccoci qui con una tipologia diversa, che in realtà prende spunto da dei video che Elena di Miss Nerili ha già fatto in passato, che sono insomma dei riassunti di lettura molto, molto rapidi. Allora, io sto guardando Goodreads, perché ho qua il computer che mi aiuta con le immaginette a ricapitolare questa prima parte di anno di letture, e mi dice che ho letto 37 libri sinora, però 9 di questi sono fumetti slash graphic novel, e solo di 2... credo, due di questi vi parlerò, perché gli altri, degli altri sinceramente ho ben poco da dire, non le trovo delle letture rilevanti, né per me né per voi, quindi evito di parlarne. Allora, partiamo con il primissimo libro che è stata la primissima delusione del 2020, ovvero American Gods di Neil Gaiman. L'idea era carina, l'inizio del libro mi stava intrigando, ma sinceramente non ho capito dove Neil Gaiman volesse andare a parare e ho trovato tutto privo di senso finale, cioè alla fine della lettura ho chiuso il libro e ho detto e quindi, che era quello che ormai dalla metà del libro iniziavo a domandarmi, quindi non capisco sinceramente che cosa tutti trovino di sensazionale. Ho trovato la scrittura di Neil Gaiman scorrevole, ma per il resto no, quindi sicuramente ne riparleremo nella flop. Passiamo poi a Arianna, le insidie dell'amore di Silvia Romani, della collana I grandi miti greci, collana da edicola edita da Mondadori. Ho iniziato a collezionare queste uscite perché sono ottime per iniziare a introdurre alcuni miti, e per quello di Arianna è stato ottimo. Devo dire che su questo mito in particolare ci sono pochissime informazioni in giro e questo libro è stato un ottimo elemento introduttivo. Poi ho letto, sempre di Silvia Romani, Il mito di Arianna, che è molto più completo, praticamente amplia tutti i concetti che lei solo accenna in questo piccolo saggio, e l'ho trovato davvero molto molto carino, e poi la lettura dell'altro libro, di cui parlerò dopo, invece ha completato per bene la lettura. Passiamo poi a Il canto dell'usignolo della saga degli autori di Liam Hearne, libro che ho trovato invecchiato male, scritto tutto il raccontato, quindi anche pesante, veramente ormai obsoleto, diciamo, e troppo troppo classico, troppo fantasy visto e rivisto. La cosa che mi interessava era che era ambientato in un Giappone medievaleggiante, inventato, quindi erano tutti gli elementi che mi interessavano, ma purtroppo non si è rivelato all'altezza delle aspettative, che non è che fossero altissime, però insomma non mi ha dato proprio niente se non noia. Poi ho letto, anzi riletto, L'Elena di Euripide, perché quest'anno sto rileggendo le tragedie greche, cioè almeno quelle che possiedo a casa, e conto di continuare anche l'anno prossimo leggendo altre tragedie, pure anche di autori romani dell'antica Roma. E Elena l'avevo già letto alle superiori e si riconferma una tragedia bellissima, ottima per rivalutare la figura della donna che ha causato la guerra di Troia. In questo caso Elena viene... si dice che venga rapita e portata in Egitto per nasconderla, e che quindi Elena presente a Troia è solo un simulacro. Molto bello tutto il dialogo tra lei e Menelao, il concetto del doppio, della reputazione, eccetera. Veramente, veramente bello. Se vi piace la storia greca, la tragedia greca, questa tragedia dovete leggerla. Poi, parlando delle due graphic novel di cui vi accennavo prima, ho letto Un anno senza te di Jo Pota, che è una graphic novel dolcissima ambientata a Bologna e parla di un ragazzo omosessuale e del suo anno dopo essersi lasciato con quella che è stata una persona molto importante nella sua vita. Ho trovato la lettura molto leggera, a tratti strana perché ci sono degli elementi di fantastico, tipo conigli che piovono dal cielo, ma li ho trovati... in quanto elementi di realismo magico molto molto carini e che non stonassero all'interno della vicenda, anche perché è tutto un viaggio all'interno della vita del protagonista, che cerca insomma di far tornare la sua vita alla normalità, ristabilirsi dopo essersi lasciato, perché ovviamente riprendersi dopo una storia che è stata importante è sempre difficile. E per quanto concerne le tematiche LGBT è davvero davvero una graphic novel deliziosa. Poi abbiamo Il principe e la sarta di Jen Wang,
sempre editto Bow Publishing come la precedente graphic novel. In questo caso si parla di cross-dressing e di espressione di genere, non tanto dell'identità di genere. Ed è interessante per quanto riguarda la differenza tra identità ed espressione di genere e anche l'orientamento sessuale, che sono cose ben distinte e separate. E questa graphic novel crea appunto una storia dolcissima di un principe che ingaggia questa sarta per creargli dei vestiti su misura, perché adora vestirsi da ragazza, e la loro storia, insomma. Ed è una storia bellissima di accettazione, sia personale che da parte degli altri, perché chiaramente gli altri si aspettano di vederci in un modo che corrisponde al loro pensiero, a quello che la società ci detta, ma non è detto che è il nostro modo di sentirci. Proseguendo abbiamo un'altra tragedia, ve le elencherò tutte quelle lette finora, anzi riletta in questo caso, Medea di Euripide. Vi parlo già del fatto che ho letto anche la Medea di Seneca, perché ho fatto anche un video confronto tra le due tragedie. Ho trovato la rilettura della Medea veramente fortissima e d'impatto, come lo è stata la prima volta. È sempre affascinante vedere come la figura di Medea, in quanto donna, in quanto strega, in quanto straniera, sia così forte in questa tragedia. È anche bella la rivisitazione da parte di Seneca, che l'ho trovata di pari impatto, mi è piaciuta quasi allo stesso modo. Ci sono delle differenze, cose che evidenziano in maniera differente, anche perché hanno una sensibilità diversa, ma le ho trovate entrambe molto d'impatto e belle. Infatti, la lettura della Medea di Seneca mi ha portato a voler leggere anche tutte le sue tragedie, perché l'ho trovato molto più efficace che il Seneca saggista, che ho avuto modo di leggere e tradurre ripetute volte al liceo. Ho poi letto Zappa e Spada, edito Acheron Books, una raccolta di racconti in stile spaghetti fantasy, quindi insomma una versione fantasy degli spaghetti western, quindi fantasy all'italiana, nel nostro bel paese, condito con il fantasy, con tanta volgarità, e individui assolutamente abietti e discutibili. Io ho adorato tutti i racconti e ho adorato in generale il lavoro che sta facendo Acheron Books. Se vi interessa un fantasy diverso dal solito, vi consiglio di dare un'occhiata al loro catalogo. Poi abbiamo Dialoghi con Leucodi, Cesare Pavese, che vi ho citato nell'ultimo consiglio di mitologia greca. L'ho letto, cioè l'avevo iniziato a leggere in realtà l'anno scorso, mi ero bloccata perché richiedeva un'attenzione che in quel momento non ero in grado di dargli, ma che sono riuscita a dedicargli quest'anno, centellinando i vari dialoghi, che sono di una poeticità immensa. Perché è presente il Cesare Pavese narratore, romanziere, ecco, questa è una cosa completamente diversa. Pavese cerca di entrare proprio nel mood della scrittura del mito, come se fossimo proprio all'interno di un poema omerico, e questo suo tentativo ovviamente riesce, va a buon fine e crea una sequela di battute e scambi che si pongono al confine tra l'umano e il divino. Sembra proprio che Cesare Pavese sia riuscito ad ottenere quelle conoscenze proprie delle divinità mitologiche. Ci sono tanti personaggi, alcuni più conosciuti, altri meno, e questo permette di avere una panoramica molto interessante dei miti e del pensiero di questi personaggi. Veramente un'opera affascinante. Poi, le leggende di Luke Skywalker di Ken Liu, per quanto riguarda le mie letture di Star Wars, ho fatto un video con le mie letture di quest'anno per ora, romanzo che parla di varie appunto leggende su Luke Skywalker, che non ho trovato particolarmente brillante, molto interessanti i mondi che vengono esplorati per le vicende del nostro protagonista, che vengono narrate da più protagonisti a più voci. L'autore, secondo me, avrebbe dovuto diversificare un pochino di più le varie voci dei personaggi che raccontano queste vicende, e non l'ho trovato scritto così bene, quindi diciamo che l'impatto che mi ha restituito non è stato positivo al 100%, ma per chi ama Luke Skywalker è consigliato. Ho poi letto Medea, la condizione femminile di Giuseppe Pucci, sempre della collana I grandi miti greci. Questo libro mi ha permesso di trarre spunto per fare il video del confronto tra la Medea di Seneca e di Euripide. Va ad indagare ancora più nello specifico la figura in questione. Se non erro, ci sono tanti altri testi, magari anche molto molto più puntuali e precisi, che indagano Medea. Editi Einaudi, se non erro, che io sicuramente nel futuro prossimo cercherò di recuperare, perché è una collana veramente deliziosa. A questo punto vi parlo anche del mito di Arianna di Silvia Romani. È un'opera precisissima,
veramente super attenta ai dettagli, a volte quasi troppo, ci sono dettagli ovunque, anche che non riguardano strettamente la figura di Arianna, ma che riguardano suo padre, Minosse, il Minotauro, Teseo, il labirinto di Dedalo, si arriva addirittura a parlare anche di Afrodite in quanto divinità, che pensate un po' è collegata ad Arianna, quindi insomma tutti dei dettagli pazzeschi che denotano un'erudizione da parte della scrittrice e docente dell'Università di Milano veramente degna di nota, che io ho apprezzato tantissimo, e oltre a voler leggere altro di questa autrice voglio leggere altro di questa collana, perché se è curata così bene, il curatore tra l'altro è Maurizio Bettini che ha fatto l'introduzione se non erro, e se è fatto tutto così bene io desidero leggerli tutti, perché questa precisione non penso che la troverò in altre opere. Ho poi letto l'Ippolito di Euripide, che ho confrontato con la Fedra di Seneca, ho fatto questa lettura comparata, non ve ne ho parlato sul canale perché devo ancora leggere materiale saggistico e quindi non mi sembrava utile farlo ora. Le due tragedie mettono tra l'altro in luce elementi differenti, ad esempio per quanto riguarda la tragedia di Euripide è la nutrice di Fedra a fare la scottante rivelazione al figlio di Teseo, ovvero che Fedra si è innamorata di lui, mentre invece nella Fedra di Seneca è lei stessa a rivelare i suoi sentimenti. E cambiano anche degli elementi nel finale, sono delle piccolezze ma che danno uno spessore diverso al mito. In questo caso, per quanto riguarda Euripide, c'è ovviamente un focus su Ippolito, mentre per quanto riguarda Seneca c'è con maggior concentrazione sulla figura femminile di Fedra. Cioè è un modo diverso di vedere la stessa storia, ma che comunque risulta affascinante da accostare. Poi ho letto La principessa sposa di William Goldman, che ho letto per il GDL dei Book Hunters Club, lettura che ho trovato carina, divertente, leggera, ma niente di sensazionale, cioè proprio carino, mi è rimasto impresso per alcuni personaggi, di cui tra l'altro non ricordo neanche più il nome, quindi benissimo, che sono simpatici e per il modo di scrittura dell'autore che non si prende mai sul serio, ma a parte questo è stato interessante, sì, per recuperare un classico del fantasy, ma basta. Il porto proibito, ecco, questa era la terza graphic novel di cui volevo parlare, di Teresa Radice e Stefano Turconi, sempre Bau Publishing, quest'anno ho voluto recuperare delle cose di Della Bau, che è una casa editrice per quanto riguarda le graphic novel che mi piace tantissimo. Questa storia mi sono chiesta perché io non l'abbia letta prima. È una storia di mare. È una storia che tra l'altro si accompagna ai versi di Coleridge e Wordsworth, che tra l'altro cita anche dei passaggi della Bibbia, della Genesi, insomma, dire cose che non so bene della Chiesa e della religione, comunque molto affascinante e un viaggio onirico, veramente, ad alcuni tratti, che è prevedibile nella sua risoluzione, ma che nello svolgimento è totalmente inaspettato. Oltretutto è bellissima la cura per i dettagli che si hanno per le navi, sartiame, tutti quei dettagli legati al mare. Il disegno è bellissimo in bianco e nero, ma molto particolareggiato per quanto riguarda la cura dei dettagli delle navi, dei vestiti, della flotta, insomma, molto molto bello e mi ha scaldato il cuore. Nonostante la storia sia semplice, è bella proprio come viene realizzata, il messaggio di fondo che ci dona. Poi ho letto Loki di Mackenzie Lee, un libro che volevo leggere per intrattenimento, ma che mi ha dato più insoddisfazione di quanto pensassi, perché l'autrice si prende gioco dei suoi lettori. Non vi dirò perché purtroppo è spoiler, vi basti sapere che se siete fan della Marvel e volete la precisione dei fumetti, anche se questo libro c'ha il simbolino Marvel, qui non la troverete. Se volete un Loki che è un mixone tra quello del film, quello dell'immaginazione da fanfiction dell'autrice e dei fumetti, allora potrebbe starci. Se volete leggerlo per intrattenimento, ok, ma se vi aspettate quel tipo di Loki, no. Si vede che l'autrice ha preso un po' ispirazione da alcune saghe di Loki, ma questa è una cosa completamente a parte. Non è scritto granché, anzi è scritto me, però scivola via leggero e poi il finale è orrendo. Passiamo poi alle Troiane di Euripide, che non avevo mai letto invece e che ho recuperato molto volentieri. È stato bello, anche se meno di impatto rispetto a L'Elena, la Medea
e all'Ippolito, è bello leggere delle voci dei vinti, in questo caso appunto di tutti i troiani, le troiane anzi, perché sono le donne a parlare, il loro dolore perché diventeranno le schiave degli Achei che ne sono usciti vittoriosi. Dal punto di vista dell'Iliade noi vediamo sempre quelli che saranno i vincitori, ma non prendiamo mai il punto di vista dei vinti, che invece qui vengono considerati e emerge tutto il loro dolore, davvero molto molto bello. Ho poi letto Lo Stars di Claudia Gray, altro libro tema Star Wars, che in realtà è una storia romance tra due nuovi personaggi con sfondo Star Wars, scritto male, veramente male, pieno di spiegoni, infodump, i personaggi non si capiscono manco quando parlano, per me è veramente brutto, infatti mi devo sbarazzare. Poi ho letto un libro per il trash letterario, ovvero Paper Kingdom di Erin Watt, della saga di Paper Princess, brutto come al solito, esilarante come ci aspettavamo che fosse, c'è la recensione trash. Ho poi letto Italian Way of Cooking 1 e 2 di Marco Cardone, edito anche questo a Acheron Books, consigliatissimo. I libri della Acheron Books sono quelli che mi hanno dato più soddisfazioni quest'anno. È la storia di un cuoco toscano che inizia a cucinare mostri nel suo ristorante. Un libro divertentissimo, scorrevole, leggero, ma non semplice, che veramente mi ha tenuta incollata alle pagine, che vi consiglio se volete delle storie un po' diverse di intrattenimento. Poi ho letto una raccolta di poesie di Giovanna Cristina Vivinetto, ovvero Dove non siamo stati. Di suo ho già letto Dolore minimo, che è stato tra i libri più belli del 2018. In questo caso devo dire che lo voglio rileggere perché sento di non aver afferrato il senso completo della prima parte, soprattutto della raccolta. C'è una parte della silloge che è dedicata alla Sicilia, alla sua terra natia, che ho adorato, veramente bellissima. Riesce a comunicare con un'espressività pazzesca la sua terra, le immagini, i suoni, i modi di vivere delle persone, veramente veramente bello. Se cercate delle poesie contemporanee valide che non siano magari sul poetry slam andante, ma che richiamino un po' più quelle classiche a cui siamo abituati leggendole a scuola, ma senza ovviamente andare sullo stereotipo del classicone, vi consiglio questa raccolta e anche in generale Dolore minimo. Poi ho letto Il silenzio delle ragazze di Pat Barker, che purtroppo è stata un'altra delusione. Si iscrive nelle mie letture a tema mito, infatti si tratta di una scrittura della guerra di Troia narrata dagli occhi di Briseide, che era la schiava di Achille, quella per cui litiga con Agamennone, sostanzialmente, che se la contendono. Non l'ho trovato particolarmente efficace perché sinceramente l'ho trovato con poca attinenza storica. Secondo me l'autrice si è presa un po' troppe libertà, non mi è piaciuto troppo il rapporto che viene descritto di lei con Achille. In generale non ho trovato nulla che mi facesse dire «Ah, questo è interessante», nulla di più. Secondo me si poteva approfondire qualcos'altro, qualcosa di più, qualcosa di meno, e poteva essere più interessante. Secondo me avrebbe dovuto approfondire meglio il rapporto con Achille, che è stato un po' marginalizzato e che secondo me non funziona così come è stato descritto, e in generale la sua vita nel campo degli Achei è un po' troppo idealizzata, no. Poi ho letto Aeni coprofagi dallo spazio profondo di Marco Crescitz, edito Vapor Teppa, che adesso si è fusa anche con Acheron. Questo libro parla di... mi fa già ridere, vabbè, il protagonista è una persona obesa e poi ci sono anche gli aleni che si mangiano merda nello spazio. È un libro assurdo, neanche 100 pagine, mi ha fatto molto ridere ma mi ha fatto anche molto schifo. È stata una lettura strana ma divertente, veloce da finire e che mi ha sicuramente lasciato stupita e divertita. Poi ho letto Il grande Gatsby di Fitzgerald, che non mi è piaciuto purtroppo, non lo so, non mi ha comunicato proprio nulla, ero totalmente disinteressata alle vicende dei personaggi che ho trovato piuttosto detestabili, anche se so che sotto un certo punto di vista era pure l'intento dell'autore. Ma preferisco il film, sostanzialmente. Capisco i motivi per cui questo romanzo è tanto importante, ma non sono i motivi per cui a me è piaciuto, sostanzialmente. Ne riconosco l'importanza, ma a livello personale nulla della scrittura di Fitzgerald e nulla della storia mi ha attirata. Poi ho letto Le Baccanti di Euripide, che avevo già letto, che è praticamente tutta una storia che parla di come Dioniso spacca tutto e fa cose, ed è molto divertente perché mostra come l'ira di un dio non è cosa buona da scatenare, e insomma c'è morte, violenza e distruzione, e questo è stato tutto molto bello. Se volete una tragedia che sembra anche più
tragicomica, ecco, vi consiglio questa. Poi ho letto Star Wars, Han Solo e Chewbacca, una graphic novel, e no, volevo parlarvi anche di questa, in realtà una graphic novel carina, che ha una storia con centrata su Han Solo, con anche Chewbacca, e una dedicata solo a Chewbacca. La prima mi è piaciuta molto di più, secondo me si inserisce anche bene nella trilogia originale, dà più colore ai personaggi di Han e il suo rapporto con Leia. Mentre invece la seconda parte più superflua per quel che mi riguarda, perché il personaggio di Chewbacca è anche difficile da caratterizzare non potendo parlare, e l'ho trovata una cosa abbastanza dimenticabile, anche se godibile. Poi ho letto La sinistra che verrà, le parole chiave per cambiare il futuro, di Giuliano Battiston e cos'era l'altro, Giulio Marcon? Sì. Che speravo fosse una lettura un po' più illuminante, un saggio più interessante, si limita a prendere praticamente alcuni interventi di alcuni autori rielaborati per parlare di alcune parole chiave, andando in ordine alfabetico, come possono essere per esempio democrazia, femminismo, libertà, disoccupazione, eccetera. E alcuni concetti veramente pochi, interessanti, ma secondo me questo libro parla un po' di aria fritta, che è il problema della sinistra, nonostante io mi riconosca in delle idee politiche di sinistra, che non si parla, si parla di tutto ma non si fa niente, non si parla di niente. In questo caso ho percepito una certa vaghezza, tanti paroloni, tanti concetti astratti che però portano al nulla. Io mi aspettavo delle riflessioni un po' più attinenti alla realtà, che non ho trovato, tutto molto vago. E questa cosa non mi è piaciuta. Ho poi letto Echi in tempesta, trovate il vlog qui sul canale, conclusione della saga della Traversa Specchi di Christelle Dabaut. Che dire, un libro un po' monco, un libro caotico, un libro che si vede che non era stato progettato e che quindi cerca di chiudere tutti i finali, riuscendoci forse a metà. E che comunque io ho trovato molto godibile da leggere, che mi ha intrattenuta con piacere, che ho trovato molto più scorrevole e bello da leggere di tanti altri libri letti quest'anno. Ciò non toglie che il libro è problematico sotto una marea di aspetti, che ho analizzato soprattutto nella parte spoiler del blog, che vi lascio qua sopra. E poi per ultimo libro, anzi no scusate, penultimo, Daniel Mendelsohn, un'odissea, un padre, un figlio, un'epopea. Questo, di questo ne parleremo nei prossimi consigli di mitologia greca, probabilmente. È un libro un po' autobiografico, in cui l'autore intreccia le vicende che lo legano al padre, che ha voluto frequentare un suo seminario sull'Odissea. Poi ben capite che il rapporto padre-figlio nell'Odissea è anche centrale. Ed è stato interessante innanzitutto leggere le parti del seminario in cui l'autore appunto fa lezione, e quindi quella è stata la parte che mi interessava di più, ma anche bello vedere in parallelo il suo rapporto con il padre attraverso gli anni. Un po' logorroiche, un po' pesanti le parti in cui si mette a narrare di tutti i fatti della sua famiglia, che sinceramente mi interessano fino a un certo punto, mi interessava dell'Odissea, quindi un po' troppo. Ultimo libro letto, finito proprio oggi, è La principessa di Is di Sara Simoni, che in realtà rientra più nell'inizio di luglio, ma fa niente. È un fantasy con target young adult, anch'esso edito Acheron Books, che allora per certi aspetti rientra molto nel modello classico dei fantasy, ma se ne discosta per altri motivi. È un libro che ho trovato davvero davvero ben scritto, quindi se cercate qualcosa di ben scritto con questo target vi consiglio questo libro. A livello personale sono riuscita a empatizzare relativamente poco con i personaggi, mi aspetto grandi cose dal secondo romanzo, ma secondo me nel panorama di fantasy italiano è un libro validissimo e che merita di essere tenuto sott'occhio. Detto questo, uff, che tirata! Ho finito di parlarvi delle mie letture fatte finora. Probabilmente ci sarà un video come questo, dato che ho smesso di fare i wrap-up nella seconda parte dell'anno, prima di tirare le somme dei top e dei flop del 2020, che secondo me sarà un disastro, veramente un disastro. Quindi fatemi sapere se avete letto qualcuno di questi libri, cosa ne pensate, se avreste preferito anche un approfondimento su alcuni di questi, anche se della maggior parte vi ho già parlato in realtà in video singoli o di consigli. Detto questo, io spero che il video vi sia piaciuto, se è così potete farmelo sapere con un mi piace e un commentino qua sotto, potete iscrivervi al canale e attivare anche la magicissima campanella. In descrizione trovate non tutti i libri citati perché sono veramente troppi, se ho voglia forse li metto, però trovate sicuramente i link ai miei social e link di affiliazione ad Amazon e link per mandarmi un caffè virtuale su Ko-fi. Io spero di nuovo che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!